È tempo di castagne, torna puntuale a Zogno l'appuntamento Sapori e Cultura, una rassegna enogastronomica, culturale davvero particolare, tanto attesa da grandi e piccini. Con l'Eco Caffè e Gente e Paesi vi porteremo a scoprire tutte le novità di questa nuova edizione e soprattutto a provare e degustare quelli che sono i prodotti della valle. Tradizione rispettata, primo cittadino Selina Fedi, grande festa a Zogno tra sapori e cultura, tantissima gente, è bellissimo vedere così tanti bambini e soprattutto lei, la regina, la castagna. Esatto, vabbè, innanzitutto benvenuti a Zogno, oggi è una giornata importante perché finisce la manifestazione Sapori Cultura, oggi ci sarà la premiazione del concorso fotografico e la premiazione del concorso aperto ai bambini. Tema importante, la castagna. Come sapete noi ci teniamo tantissimo, abbiamo organizzato sul territorio diverse serate, diversi appuntamenti, quindi oggi è il clou della manifestazione. È bellissimo perché è l'occasione giusta per trascorrere una giornata indimenticabile, una domenica diversa dalle solite, così come erano soliti i nostri nonni, no? Tutti insieme riuniti tra caldarroste, vin brûlé, dolci, giocattoli, bancarelle. Esatto, la tradizione è nella nostra famiglia e quindi noi ci teniamo tantissimo, il mio assessore al turismo è al top della situazione su questa manifestazione. Non vi fermate davvero mai perché Zogno è davvero punto vivo, punto nevralgico, e tante davvero le manifestazioni organizzate da voi durante l'anno. Siamo ormai prossimi tra l'altro alla chiusura dell'anno. Esatto, le manifestazioni che ci sono in programma sono manifestazioni importanti e niente, vi aspetto tutti a Zogno veramente. Anima e cuore della rassegna e Giampaolo Pesenti, sono stati dei giorni davvero indimenticabili, no? Impegnativi, si è lavorato tanto, si è avuto modo di coinvolgere anche i bambini in tanti laboratori, insomma un grande successo ancora. Sì, c'è stata la possibilità di dare appunto visibilità ai lavoretti ai bambini che hanno fatto con prodotti della natura, per cui hanno fatto dei bellissimi lavoretti, chi con le pigne, chi con le foglie, chi con diciamo prodotti anche di riciclo, con del cartone di riciclo, per cui il lato green fa parte anche della nostra rassegna Castagniamo, anche perché poi in fondo la castagna è un prodotto green, perché della castagna si usa tutto, dal riccio alla castagna, al fusto della castagna, ai prodotti che vengono fatti con appunto il legno di castagno, per cui un prodotto sicuramente green, importante per l'economia del passato, ma riscoperto in una chiave diversa come quella nostra di Castagniamo e comunque di tutta la rassegna, ma di chi poi effettivamente adesso promuove la castagna, che è il prodotto diciamo con un valore aggiunto che è quello che profuma di terra e di ambiente, insomma, perché anche domenica scorsa che è stata fatta la giornata dei birigoccia di Castagnone a Poscante è venuta molto bene, c'era tantissima gente, per cui tutti gli appuntamenti che sono stati fatti sia con i bambini, sia le visite guidate, sia sul territorio, nelle varie frazioncine, sono stati appuntamenti molto molto partecipati, per cui sicuramente come oggi sarà una bellissima giornata e sono state delle bellissime giornate. Una rassegna molto articolata che parla appunto della possibilità di conoscere il territorio di Zogno. Oggi centro chiuso, vediamo tantissima la folla che sta arrivando per godersi questi ultimi istanti e Zogno ha davvero tanto da offrire, lo dimostrate ogni anno. Sì, sicuramente stiamo lavorando su quello che c'è a Zogno, cercando di fare, diciamo, di tirar fuori, si può dire così, le caratteristiche e bellezze che ci sono a Zogno, partendo dalle Grotte alle Meraviglie, la pista ciclabile, ai nostri sentieri, con la visita ai roccoli, con la visita della Via delle Costagne, con la visita alle nostre frazioni, con le camminate sul Monte di Zogno e una serie di attività, poi sicuramente c'è modo ancora di lavorare, migliorarsi, stiamo facendo un nuovo flyer sulle attività all'aria aperta, per cui anche lì ci saranno delle novità che andremo a vedere, con l'arrampicata, con il canyoning, con la pesca sul fiume, che sicuramente è Zogno, che territorio quest'anno è cambiato per gli
sicuramente anche un orgoglio per noi avere queste manifestazioni che parlano appunto di natura, di stare insieme e soprattutto di valorizzare la nostra vita. Vedere anche la sinergia che si crea con le varie associazioni del territorio, piccole e grandi che siano, e parliamo anche di Visit Brembo con Elena Riceputi, anche lei sempre in pole position insieme a voi. Sì, Visit Brembo, di cui sono anche consigliere nel direttivo, sicuramente sta facendo un lavoro che nel tempo sta dando i suoi risultati, perché comunque l'incoming, come si dice il termine in inglese, che poi sono le persone che vengono a visitare la Val Vembana, sta crescendo, per cui sicuramente anche grazie a Visit Brembo, sicuramente anche grazie comunque al lavoro che fanno tutte le amministrazioni comunali, la comunità montana, e tutti insieme facciamo squadra per dare valore a questa bellissima valle che magari in passato era poco valorizzata e poco conosciuta, e adesso la stiamo facendo conoscere a un pubblico che non è solo quello nostro qui vallare, ma anche fuori diciamo il nostro territorio brembano, bergamasco, ma anche diciamo milanese, pavese. Ogni anno si cercano di fare dei focus su alcune province, e per cui cercano di aumentare le persone che conoscono questa valle. Come dicevo prima, per me è bellissima, comunque anche a detta di chi viene qua è bellissima, insomma. Castagnicoltore Giovanni Ruggeri, impossibile mancare all'appuntamento. Sì, ormai è la tradizione, la figura del castagnicoltore mi tocca proprio per la rassegna. In realtà noi, sì, c'è anche altro oltre alla castagnicoltura, però la rassegna prende la castagna come punto di riferimento. Della castagna ormai abbiamo già detto grosso modo tutto, potremmo forse richiamare un po' la tradizione. Quindi il fatto che tutto sommato potremmo parlare più di civiltà del castagno, essendo stata la castagna portata in Europa dai romani ed è stato il cibo dei poveri, tanto è vero che l'albero del castagno è definito tale dall'impero romano, quando i romani appunto l'hanno portata dalla città asiatica di Castanidis fino al secondo dopoguerra. Poi c'è stato grosso modo il discorso del benessere economico e quindi la castagna è stata un attimino abbandonata, perché è paragonata appunto a questo aspetto di povertà, di semplicità. Teniamo conto che nella nostra tradizione la castagna è paragonabile ad altri alimenti, come potrebbe essere il latte, come potrebbe essere l'olio, come potrebbe essere il grano, la vite. Quindi è in dubbio che ci sia un'importanza di questo alimento che è sempre stato associato anche a momenti di convivialità. Quali sono le proprietà della castagna? Allora, diciamo che al di là dell'alto contenuto proteico, la cosa che la caratterizza è ad esempio l'assenza di glutine, per cui potremmo farne un alimento, diciamo così, di moda anche oggigiorno. Spesso, non so, parliamo dei piccoli frutti, dei lamponi, dei mirtilli come superfood per le proprietà antiossidanti. Non so, negli anni 90 è stato preso di moda il kiwi perché ha un elevato contenuto di vitamina C, ma se noi cerchiamo nella letteratura, nella poesia, nei modi di dire, nelle tradizioni, sicuramente la castagna, se noi dovessimo aprire la barra Google e fare una ricerca, penso che anche i millennial troverebbero molte fonti sulla castagna come alimento, molto meno su altri frutti, senza poi creare delle classifiche o degli alimenti di serie A o di serie B. Quindi ecco, tutto sommato
penso che sia fuori di dubbio, cioè io potrei citarti tantissimi modi di dire sulla castagna. Vai, uno su tutti. Non so, adesso mi viene essere preso in castagna come me in questo momento, però ok, oppure togliere le castagne dal fuoco, comunque sicuramente sulla castagna abbiamo questi appeal, non li abbiamo e qualcosa probabilmente vorrà dire. Poi, per scoprirne altri bisogna venire a Zogno. A Zogno diciamo che oggi è una bellissima giornata, castagniamo è l'evento conclusivo, la castagna significa caldarroste, vin brûlé, convivialità, fuoco, calore, quindi una buona domenica a Zogno che va bene. Ed eccolo lo zio Guido nuovamente all'opera, quante castagne quest'anno? I nostri sono bellissimi qua. Quanti chili, quanti quintali? Oggi ne ho fatto un quintale, ma poteva farne di più, però quest'anno abbiamo fatto già 5 quintali e più, quasi 6. Ma non è finita perché ci sono altri appuntamenti? L'8 dicembre, che è la Madonna, la festa, e anche due volte dopo. Special guest, la sua prima volta, Veronica Panzeri, chef sostenibile qui a Zogno con le castagne. Buon pomeriggio a tutti, sono Veronica Panzeri, mi occupo di cucina sostenibile, mi piace cucinare ingredienti buoni in tutti i sensi, che quindi siano stati coltivati bene e cresciuti bene. E oggi prepareremo dei pizzoccheri alla castagna, quindi rivisitiamo un piatto comunque povero, con una farina di uno pseudo cereale come il grano saraceno, e con questa fantastica farina di castagna. E parleremo anche un po' di quanto la castagna sia un albero incredibile, perché è entrato immediatamente in sinergia con l'uomo e ci ha aiutato nell'epoca di carestia, e si usano tutte le parti dell'albero, quindi ci insegna a entrare in sinergia con la natura perché lui stesso è entrato in sinergia con l'uomo. Veronica, cucinare per sentirsi bene, per star bene. Cucinare per sentirsi bene, il mio piccolo brand Cook to Feel Good, perché io credo che sia molto semplice in realtà cucinare qualcosa di buono in pochissimo tempo, e che cucinare ingredienti buoni col minor spreco possibile ci faccia sentir bene. E tu sei fantastica perché esprimi energia e passione da tutti i pori, insomma, non vediamo l'ora di vederti in azione, anche perché poi il tuo è a tutti gli effetti una mission, no? La mia mission è avvicinare le persone alla cultura attraverso la cucina. Chiaramente tante storie da raccontare, tante storie da scoprire. Marco, voi siete ormai presenti qui a Zogno per il terzo anno consecutivo. Il terzo anno consecutivo che veniamo qua, e siamo sempre contenti perché troviamo tanta gente. E siamo contenti anche per il riscontro. Si parla di tradizione, si parla di cultura, si parla di buona cucina, si parla di prodotti del territorio, insomma, da Filago a Zogno una grande abbinata, una grande sinergia. Sì, una grande sinergia perché oltre che Zogno, però noi facciamo anche le valli bergamasche, nelle valli bergamasche dove c'è tradizione, noi con il nostro prodotto, la polenta, i bergamaschi mangiano la polenta, per cui siamo contenti di questo. Valentino Ruggeri, qui tutti i prodotti di capra. Tutti i prodotti di capra. Bello ritrovarsi in questa occasione, voi siete una presenza fissa. Sì, sempre di Zogno, è giusto. Non si può mancare. Insomma, prodotti particolari, raccontaci un po'. Allora, abbiamo i cotechini freschi di capra, abbiamo i cacciatori e anche i salami. Poi abbiamo le varie tipologie di formaggio, dal più fresco, i caprini freschi, la ricotta, gli stracchini, formagelle e anche le tome di 8 mesi. Una grande tradizione di famiglia, dalla capra si passa ai cavalli, ai pony. Ai cavalli, sì, sì. Con il battesimo della sella. Yes, quello andate su che ci sono, c'è sulla figlia che è lei che fa il battesimo della sella. A
Assessore Barbara Carminati, tantissima la passione, tantissima la voglia di condividere e mostrare le bellezze del territorio. Adesso ci troviamo in un punto focale della storia del comune di Zogno e non soltanto, Museo della Valle. Grazie Eleonora, è un piacere averti a Zogno per la chiusura di Sapore e Cultura. È una rassegna che si snoda dal mese di ottobre fino ad arrivare ad oggi con Castagnamo, dove vede la chiusura di una rassegna che coinvolge sia l'aspetto culturale che l'aspetto territoriale. Tutta la rassegna è incentrata su un prodotto tipico del territorio, che è quello della castagna, che è importante ed è stato importante anche negli anni, sia sotto l'aspetto culinario che sotto l'aspetto culturale. Diciamo che durante questa rassegna, in accordo e in collaborazione con l'assessore Pesenti, Giampaolo Pesenti, che è lui l'ideatore della rassegna, abbiamo organizzato anche all'interno del Museo della Valle dei laboratori per bambini che hanno avuto veramente un'adesione molto partecipata e anche molto coinvolta da parte delle famiglie. La rassegna che è iniziata i primi di ottobre, settimana scorsa, ha visto una grandissima manifestazione nel borgo e nella contrada di Zogno che si chiama Poscante, dove lì è patria culturale dei biligocce. Sono castagne molto buone, molto particolari, che sono essiccate, quindi hanno un sapore particolare un po' diverso da quello che è la classica boreola, per intenderci, che invece oggi fa patria qua a Zogno durante Castagnamo. Durante queste rassegne noi organizziamo anche dei concorsi proprio per dare lustro a quello che è l'aspetto culturale. Settimana scorsa c'era il concorso di poesia che è andato molto bene. Hanno partecipato 5 classi, di cui 2 di Olmo, un singolo e 23 adulti. Di questi 23 adulti io dico siamo stati un po' internazionali, perché ci sono state poesie scritte in francese, in tedesco e in finlandese. Perché portiamo la tradizione unita alla cultura? Perché durante questo periodo noi abbiamo organizzato anche molte visite alla rete culturale diffusa che è stata creata qualche anno fa a Zogno, perché a Zogno non dimentichiamoci che abbiamo la Casa Museo Bortolo Belotti, inaugurata alla Pinacoteca 5-6 anni fa circa. Abbiamo poi il Museo Vicariale, anche questo molto importante, con dei quadri e degli abiti del clero che veramente raccontano la storia della Chiesa negli anni. Abbiamo i Roccoli, le Grotte delle Meraviglie. Le Grotte delle Meraviglie, non dimentichiamoci, noi le apriamo durante il periodo estivo, perché in questo periodo non è il momento e non è proprio il periodo per una questione climatica. Si snodano le aperture da maggio a settembre e danno veramente tante adesioni, anche non solo di Bergamo e provincia, ma anche fuori. Poi abbiamo il Museo della Valle e anche il Museo del Soldato. Giovanna Pesenti, o meglio Gio, perché è conosciuta così per tutti, quindi Gio, la passione e l'amore che hai per il territorio, per il tuo paese, è davvero grandissimo. Insomma, abbiamo l'onore di poter parlare con te e scoprire anche quelli che sono stati gli aneddoti, no, riguardo al museo e alla castagna. Insomma, castagna, cosa ti ricorda? Il primo ricordo che hai? Mi ricordo di infanzia, quando si andavano a raccogliere, che tra l'altro la mia famiglia aveva dei boschi di castagne, e raccoglievamo. Adesso sono un po' calate queste tradizioni, questi modi di andare a procurarci i frutti della terra, perché li troviamo già pronti. E tutto. Poi la mia grande passione però è il museo. Il museo, sono un po' di anni che faccio la guida insieme ad altre valide persone molto appassionate. Il Museo della Valle è gestito dalla Fondazione Poli Stoppani nella persona del dottor Gavazzeni, che è molto appassionato e sta incentivando soprattutto i laboratori, perché non venivano fatti e li abbiamo creati. Ne abbiamo 5, abbiamo il telaio, abbiamo le marionette che i bambini appassiona molto, abbiamo la tecnica del colombino, che è una tecnica neolitica per la costruzione di vasi, abbiamo anche particolare la storia del Pacipaciana, che è un personaggio tipico di questa valle. I ragazzi, viene una guida vestita con gli abiti storici e poi lo disegnano e c'è tutta una storia, venite a scoprirla. Poi abbiamo anche la tecnica di un orologio del tempo, molto particolare, perciò è vario, l'offerta è molto varia, e anche il sabato pomeriggio ci sono questi laboratori che ci si può iscrivere, li trovate sul sito del museo.
cioè è da vedere, insomma, potrei parlarvene per un sacco di tempo, però visto dal vivo è tutta un'altra cosa, perché ci sono anche oggetti che nemmeno ci immaginiamo a cosa servono o cosa sono. Tra le tante storie, il ruolo della donna nel museo. Il ruolo della donna lo troviamo soprattutto al terzo piano, dove ci sono i telai. C'è un telaio non vecchissimo, perché ne abbiamo 4 di telai, ce n'è uno anche del 500, perfettamente funzionanti, perché ci hanno fatto fare un corso e funzionano i telai, perché qui c'era una manifattura importante. Le donne nell'Ottocento, Novecento mantenevano le famiglie, lavoro era poco, ma questa manifattura garantiva un introito a queste signore che andavano a lavorare con gli zoccoli alla mattina alle 5. Direttamente da Regione Lombardia, Giovanni Malanchini, un viaggio lunghissimo ma ne valsa la pena, come sempre. Vale sempre la pena venire a Zogno, soprattutto venire in Val Brembana, una bellissima valle che rappresenta al meglio le montagne bergamasche e le montagne lombarde. Questo è un evento straordinario, organizzato in modo straordinario dall'amministrazione comunale di Zogno, che ha lo scopo, oltre quello di far conoscere questo posto, di avvicinare anche la gente al mondo dell'agricoltura di montagna, tutte quelle passioni come la ricerca delle castagne che poi caratterizzano le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura. E la magia continua, Giampaolo Bisenti, perché ci si avvicina al Natale. Sì, ci avviciniamo al Natale. Vorrei ringraziare la Regione Lombardia, perché con il viaggio in Lombardia è stata finanziata anche parte di queste attività, per cui sicuramente grazie a Giovanni Malanchini, che è qua oggi in rappresentanza anche di Regione Lombardia. E noi adesso iniziamo l'attività del Natale, ormai è un ciclo continuo quello che dalla rassegna Sapore e Cultura poi si passa al Natale. Inizieremo l'8 dicembre proprio qua in Piazza di Caravana, ci sarà una pista di ghiaccio sintetico gratuita, aperta a tutti dall'8 dicembre al 7 di gennaio, e avremo la possibilità anche di inaugurare il villaggio di Santa Lucia, che per noi è la nostra festa un pochino più sentita dai nostri bambini, come tutta la Bergamasca. Ci sarà la casetta di Santa Lucia con una Santa Lucia, diciamo, rappresentata all'interno di una casetta, dove poter portare in una cassettina le letterine che tutti i bambini preparano in occasione di Santa Lucia. E lì poi avremo una serie di iniziative, poi il 10 dicembre ancora iniziative con sempre la pista aperta e tutte quante le attività e anche, diciamo, la casetta aperta. Si parla anche di una camminata, segnate la data sul calendario. Sì, c'è la camminata di Babbo Natale, prima c'è la sagra di Santa Lucia il 12 dicembre di sera, poi il 17 c'è la camminata di Babbo Natale, un'iniziativa che il ricavato poi verrà devoluto all'associazione, non solo Sogno, all'associazione di volontariato di Zogno, che aiuta gli anziani e le persone, diciamo, in difficoltà. Il 17 dicembre una camminata qua per le nostre vie con il trettino di Babbo Natale, con una serie di iniziative, con una street band e, diciamo, un po' di attività per portarci alle feste gioiose del Natale che si avvicinerà sempre di più, fino ad arrivare al concerto della banda e del coro Fior di Monte per il Natale, e arrivare poi al Natale, per poi il fine anno, il Capodanno, il 1° gennaio, ritorniamo con il nostro concerto tradizionale di Capodanno nella nostra sala consigliare, per finire e chiudere le feste, la festa dell'Epifania il 6 gennaio in piazza Garibaldi. Anche lì avremo il concorso un po' particolare, la Befana più bella, che anche questa è una serie di anni che facciamo.